Ciao a tutti, io sono Emi Schilla, nella vita faccio il rapper, ma nel tempo libero, e ne ho veramente molto, gioco a Call of Duty. Ciao a tutti, io sono Alessia, in arte Ontas, e faccio la streamer, ovvero faccio live su Twitch, e come contenuto principale porto COD. Quando hai iniziato a giocare a Call of Duty? Ho iniziato a giocare a Call of Duty quando uscì il primo Black Ops. Non mi ricordo neanche su quale PlayStation era. Perché me lo fece provare un mio amico, un collega, Marrakesh. Ah, è uscito questo gioco, insomma, quindi ho iniziato a giocare da lì. Poi l'ho abbandonato per un po' di anni perché, insomma, ho ci andato dentro con la musica, quindi ho un po' accantonato i videogame. E poi l'anno scorso ho ripreso con Cold War e da lì ci sono entrato con tutte e due le scarpe peggio di prima. Anch'io più o meno dal primo Black Ops, anzi io Modern Warfare in realtà. E perché ti sei appassionata proprio a Call of Duty così tanto rispetto ad altri videogiochi? Perché secondo me è un modo per stare molto in compagnia, cioè io ci gioco tantissimo con i miei amici e mi piace il fatto che ti puoi sempre migliorare, cioè ogni volta in cui tu starti una partita puoi trovare un modo per migliorarti e poi vabbè. Anche per arrabbiarti. Ti arrabbi anche, però almeno, non so, mi soddisfa, ecco. Tutte le volte che gioco mi piace proprio, poi sto in compagnia, mi piace la grafica, mi piacciono i suoni, mi piace. Beh, il lockdown è stato salvato, penso, no, da World per tante persone. Esatto. Me compreso. Sì, cioè, sì, assolutamente, proprio fissa. Cosa significa per te Call of Duty? Call of Duty per me significa, non vorrei ripetermi, però ciò che hai detto tu, aggregazione. È un modo comunque per stare con gli amici anche quando non stai con gli amici. E nel mio caso è stato anche veramente opportunità di nuove conoscenze. Cioè io ho 200 amici sulla PlayStation che veramente per mesi li ho sentiti più che i miei amici, quelli storici, sì, no? Gente che conosco nella vita vera. E magari sono persone che non ho mai visto, no? Amici di amici o amici di amici di amici. Poi qualcuno di questi in realtà ho anche avuto modo di incontrarlo, no? Per esempio quest'anno sono andato a Napoli, no? In vacanza, un ragazzo con cui giocavo durante il lockdown è venuto a trovarmi, siamo andati a cena con le fidanzate, sì. Vale. È stato bello, quindi assolutamente l'aggregazione, vabbè, ovviamente il divertimento, competizione, io sono tanto competitivo quindi mi arrabbio anche tanto. Anch'io. Però bello, è un bel mondo, diciamo. Vabbè, un esempio siamo io e te. Noi ci siamo incontrati. Infatti, siamo conosciuti giocando tramite amici, sì, in comune. Esatto. Infatti oggi è la prima volta che ci vediamo di persona. Sì, vero. E adesso domanda da 100 punti, che cosa ti aspetti da Vanguard? Bella domanda. Ma ha una cosa di cui sono felicissima è che c'è proprio una ragazza tra i personaggi principali. E questa cosa mi piace molto. Poi ho visto che io ho giocato alla beta, ho visto che hanno inserito il fatto che quando spara le cose si rompono, quindi questa cosa qua mi piace un sacco. Mi piacciono i suoni e secondo me sarà un buon code, proprio sì. Anche dalla beta giocandolo mi è piaciuto molto, quindi belle cose. Io non ho avuto questa fortuna, tu però no? Dai, aspetto. No, io sì. Adesso con la Play 5 ancora. Poi top. Grafica spettacolare, quindi. Allora, questa domanda. Se dovessi scegliere una canzone per Call of Duty Vanguard, quale sarebbe? Ma da bravo marchettaro dovrei dire quella che scriverò possibilmente un giorno per COD, no? Però non avendolo ancora mai fatto. Ma se dovessi guardare nel mio repertorio c'è una canzone che ho fatto con Salmo parecchi anni fa che si chiama Vietnam Flow, che era proprio a tema guerra, spara tutto, che era. Sarebbe veramente a tema col gioco. E dovendo fare insomma anche quello un po' umile, dire non per forza qualcosa di mio, non lo so, per quanto non ascolti il genere probabilmente un pezzo metal di quelli, okay, di quelli giusti che sono. Quante delle tue amiche giocano a COD? Ma diciamo che inizialmente ero da sola, poi pian piano vedendo anche a me a giocare così si sono unite al mondo del gaming e sono molto contenta di questo, anche per aver magari dato una spinta. Ad esempio poco tempo fa sono stata invitata a un torneo di COD e io ero caposquadra, mi hanno chiesto di formulare una squadra da 4 e io ho deciso di fare un team intero ragazze. Figo? Sì.
però appunto, era figata, esatto, cioè. Però appunto ad ampliare, cioè più che altro a far capire alle persone che anche noi ragazze comunque giochiamo e... Ma posso dirle mia, secondo me invece le ragazze, adesso ancora non è sdoganata questa roba per esempio di COD, le ragazze sono meno, no? Ma è per, semplicemente per una questione un po' di storico, no? Che magari anche nell'immaginario uno si immagina un gioco da mano. Secondo me quando le ragazze, ci saranno tante ragazze e quanti uomini, le ragazze giocheranno meglio perché le ragazze sono più acute su certe cose. Io già qualcuna la conosco, sono le ragazze che sono veramente dei mostri. Sì, ci sono. Quindi. Stanno nascoste perché magari appunto essendo da quello che pensa la gente un mondo più maschile magari si spaventano a farsi vedere, motivo per cui appunto ho scelto di fare questa cosa così almeno... E invece i maschietti vi aspetteranno delle rosicate incredibili tra un po', palla di vetro di Amy Steele. Quanto rosicano! Senti Ale, cos'è per te il senso di brotherhood? Il significato secondo me è la compagnia, cioè aiutarsi e appunto si vede proprio sui COD, magari rianimare il compagno, stare in compagnia, aiutarsi a vicenda, una cosa molto importante. E io sostengo che si vede un po' la personalità delle persone, anche nel gioco. Sì, quando vedi Colombia le piastre, te ne dà una, dici ma scusa, ma ne hai otto, cioè tu sei quello che nella vita... Se ti chiedo 5 euro nei 200 in tasca, capito, me ne dai due. Esatto. Oppure magari vado a terra e ti dico, mi riesci a rianimare? Lui vede un nemico, va a sparare per farsi la kill invece che venire a restarti. È vero. Queste cose qua... È sintomatico. Esatto. Mentre io ti chiedo, i videogiochi sono stati una fonte di ispirazione per la tua musica? Sì. Sì, perché se poi andiamo ad analizzare un po' quella che è la mia discografia, ci sono tante citazioni di videogiochi. Quindi ti dico assolutamente sì, ho comunque iniziato molto presto a giocare ai videogame, ancora quando andavo al bar col papà, no? Sì. E quindi ti direi assolutamente sì. Dammi punto.